Noi abbiamo una testimonianza straordinaria perché Franco Guarino, che è un reporter ma è anche un esploratore, ha girato praticamente tutti i fiumi del mondo. Adesso abita a Garessio, in provincia di Cuneo, e dove di lì parte per girare il mondo. Storia straordinaria, era un piccolo comune, lui è in riva al Tanaro, adesso è parte. Allora Claudia Apostolo è andata a trovarlo e così ha catturato un po' del suo materiale e adesso ci propone diversi spezzoni di questa esperienza di Guarino e anche dei fiumi più importanti del mondo. Prego. Ho seguito le orme di Livingstone e Stanley perché il senso dell'esplorazione oggi vuol dire riesplorare quello che hanno visto nell'Ottocento. Franco Guarino, esploratore reporter, viaggia per il mondo da 40 anni ed era già arrivato alle vere sorgenti del Nino nel 1981, come un viaggiatore d'altri tempi, con mezzi di trasporto locali e bagaglio ridotto all'osso. Con la sua telecamera ci è tornato molte volte, le immagini che vediamo sono di 2 anni fa. Paradosso dell'esplorazione contemporanea, le sorgenti sono state riscoperte il 31 marzo scorso da una spedizione inglese dotata delle più sofisticate attrezzature tecnologiche. Ma solo in 3 sono arrivati alla meta. Steve Willis, ex diplomatico, è stato ucciso dai bambini soldato dell'esercito di resistenza in Uganda. Secondo un recente rapporto dell'ONU, il Nilo è uno dei fiumi più in sofferenza del pianeta. La zona di più grande crisi del Nilo è in questa zona qua, nel sud a confine con l'Etiopia. Il fiume più lungo del mondo, oltre 6.800 chilometri secondo i nuovi calcoli, oggi stenta a raggiungere il Mediterraneo. In passato la sua portata superava i 32 miliardi di metri cubi all'anno, oggi sono meno di 2 miliardi. Tra le cause della crisi del Nilo e dei 500 più grandi fiumi del pianeta, l'inquinamento, il prelievo eccessivo delle acque e le dighe come quella di Aswan sul Nilo, che hanno alterato il corso dei fiumi tanto da cambiare in pochi decenni i connotati della Terra. Ci siamo permessi di ridisegnare e imporre un nuovo ordine al sistema planetario naturale, denuncia infatti il rapporto dell'ONU. Nel mondo si contano 45.000 dighe costruite per produrre energia idroelettrica che siamo abituati a considerare energia non inquinante, ma non è così. Le dighe contribuiscono tra l'altro alla dispersione dell'acqua. Nei paesi più caldi, nei bacini artificiali, evapora infatti il 10% delle risorse idriche. Anche in Medio Oriente il Giordano non è più il fiume largo e profondo descritto dalla Bibbia. Ora praticamente finisce nel lago di Tiberiade perché le sue acque sono dirottate verso Gerusalemme e Tel Aviv. Tutta la mappa della Cisgiordania che è sul tavolo di trattative in questi giorni proprio col nuovo presidente è derivata dalle sorgenti e dal corso degli affluenti del Giordano. Il riscaldamento del pianeta e il ritiro dei ghiacciai himalayani sono le cause principali del drammatico inaridimento dell'Indo, il fiume che ha le sue sorgenti in Cina e attraversa l'India e il Pakistan prima di raggiungere l'Oceano Indiano, in 60 anni ha perso il 90% della sua portata. Ora, Claudia Apostolo e Franco Guarino. Guarino, lei con la sua telecamera è appena tornato dall'Artico, una delle aree del pianeta che maggiormente subisce il cambio climatico. Che cosa ha visto? Io ho viaggiato nella zona dello stretto di Bering e soprattutto tra Alaska e Siberia. Lì ci sono dei grandi fiumi come lo Yenisei, l'Ob, il Kolyma, il Mackenzie, lo Yukon, che sono gran parte dell'anno ghiacciati, però anche lì ci sono dei cambiamenti, sono meno conosciuti perché i giornalisti non vanno molto da quelle parti perché fa molto freddo e poi, scomodo. E poi è zona militare, nonostante la guerra fredda sia finita, è una zona molto difficile. Il ritiro dei ghiacci a causa dell'effetto serra ha liberato enormi porzioni di territorio ricche di materie prime. Per questo in Artico, ultima terra di conquista, sta partendo una nuova corsa all'oro. Gas, petrolio, diamanti, minerali strategici. Quindi lo scioglimento dei ghiacci nella zona artica è un grande business. Per questo mi è venuto in mente, dicevo, ma come mai molte nazioni della zona artica non firmano il trattato di Kyoto?
perché loro tutto sommato sulla bilancia è positivo per loro. Certo, ci sono gli esquimesi che devono sloggiare da alcuni villaggi perché l'acqua aumenta. Il campo base, per così dire, di Guarino è stata la cittadina di Kazbue, il centro abitato più a nord del pianeta. La maggior parte degli abitanti è di etnia Inuit, che fino agli anni 70 era nomade tra i ghiacci. In 30 anni questo popolo ha compiuto un formidabile salto culturale. I fiumi, arrivando leggermente più caldi tra l'Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico, cambiano le temperature e cambiano anche le correnti marine, che sono poi quelli che fanno cambiare il clima nel mondo. Ho preso nota che la zona artica è il barometro di quello che succede nel mondo. Quello che cambia lì si ripercuote poi in tutto il mondo. Allora, completiamo ancora il viaggio che abbiamo fatto con Claudio Apostolo e con Franco Guarino, dicevamo, grande esploratore e reporter con la passione appunto di tuffarsi laddove non tutti osano andare. Così completiamo il quadro, diciamo, del sistema dei fiumi planetario. Prego. È il punto più stretto dello Yangtze, 60 metri. E qui praticamente è una zona rivoluzionata dalle centrali idroelettriche delle tre gole. Dal 1983 si lavora in Cina per costruire la più imponente diga del mondo, la diga delle tre gole sullo Yangtze, il fiume azzurro. Le immagini che stiamo vedendo sono tratte da un reportage realizzato da Rai 1 nel 1984, al quale Franco Guarino ha partecipato. E questo l'abbiamo fatto con Ilario Fiore, anche lui piemontese, grande maestro, io ho imparato molto da lui. E qui c'era l'inizio dei lavori sulla diga di Genzuba, quella delle tre gole. Questi paesaggi non esistono più. Nel 2003 la diga ha cominciato ad allagare un bacino idrico che a lavori conclusi nel 2009 si estenderà per oltre 600 km di lunghezza. Secondo i piani del governo cinese, la diga è una risorsa indispensabile per lo sviluppo del paese, per fornire energia, migliorare la navigabilità del fiume e limitare le conseguenze delle inondazioni dello Yangtze, afferma Pechino. Oggi lo scenario è questo. Si calcola che il sistema delle tre gole produrrà energia pari a una ventina di centrali nucleari. Ma le conseguenze sull'ambiente e le popolazioni locali sono da anni oggetto di denuncia da parte di organizzazioni internazionali. La situazione è così critica che anche la Banca Mondiale ha ritirato i contributi per realizzare l'opera. 1 milione di persone è già stata costretta a spostarsi in altre regioni della Cina, un vero e proprio esodo. Entro il 2009 i profughi saranno quasi 2 milioni e si cancellerà anche il passato. A poco scompaiono innumerevoli siti archeologici che testimoniano la grandezza della storia cinese. Sono 25 anni che lavorano nelle tre gole, loro hanno calcolato le conseguenze positive e negative. Non hanno calcolato però il cambiamento del clima, perché anche lo Yangtze è vittima di questo problema. Con il riscaldamento del pianeta i ghiacciai himalayani da cui nasce il fiume azzurro si stanno riducendo. Nel fiume vengono riversati senza alcun controllo gli scarichi di decine di città e le acque reflue di migliaia di industrie. Deforestazione, attività umane che generano inquinamento ed effetto serra fanno sentire i loro effetti anche sul polmone verde del pianeta, il bacino del Rio delle Amazzoni, dove in un solo decennio, dal 90 al 2000, la temperatura media è aumentata di 0,3 gradi. Sul Rio delle Amazzoni, Franco Guarino nel 1975 visse un'esperienza da esploratore d'altri tempi, scoprendo le sorgenti del fiume a 5600 metri sulle Ande peruviane. Queste immagini testimoniano la sua impresa. Nell'Amazzonia sono stato negli anni 75 o 76, quando ho cominciato. Quindi 30 anni fa. Sì, e poi sono ritornato anche l'anno scorso. Il grande problema è anche la produzione di cocaina, perché la cocaina si fa con le sostanze chimiche, cioè l'etere, il cherosene, tutti gli acidi. Questi delinquenti, oltre a fare del danno alle società con il narcotraffico, buttano poi le acque nei fiumi, quindi tutto il ciclo dei fiumi, i pesci, le radici degli alberi che attingono dal fiume, impazziscono. Il prossimo viaggio? Ah, io mi dedicherò al Tanaro.